attenzione, ma che erano consapevoli anche loro di essere vivi in questo momento, cioè ce ne torniamo a casa e avremmo potuto divertirci. Possiamo utilizzare il congiuntivo, così usiamo il congiuntivo, usiamo la E di congiunzione. Dai, ok, poi un'altra domanda, politica, sulla politica. Una domanda politica, Paola, tu che sei ferrata in questo campo. Veramente è terribile. No, vabbè, di politico c'è molto nel secondo quadro, visto che le armi le avvolgi in questo filo spinato. Poi visto che ci hai messo un po' di tutto, da armi di altre epoche storiche fino a quelle dei giorni nostri. Dici qualcosa, ti prego. Di nuovo ti ringrazio per la domanda che attendevo inerme quasi, è proprio per quella sensazione di inerme che volevo dare, una sensazione più forte dove chi entra, depone le armi ed è se stesso. Per cui la tua domanda politica e della poli, cioè per dividere un pochettino tutti i sensi, era proprio quello che ognuno, secondo il mio parere, non ha più la personalità, forse non l'ha mai avuto. Allora è proprio per questo motivo, si nasconde dietro un costume che poi è l'arma, e anche in questo momento qua mi hai disarmato con questa domanda. Grazie a tutti. Assolutamente, grazie a Paolo Casolaro. Se volete sentire l'intervista completa, quindi fate voi un po' i calcoli di come è andata l'intervista a Paolo, potete ascoltarla sabato alle 20:30 su Radio Nova 97. Da poco è uscito anche il calendario, per cui se volete accingere, va bene, vi ringrazio e ciao a tutti e buona serata. Ciao Paolo! Ma tanto poi Paolo tornerà, ovviamente. Eh sì, è qui. Allora, per questo motivo, solo per essere nato, io chiedo scusa a tutti, prima delle grandissime portate, perché io sono nato con una grandissima portata, con un fratello gemello, per cui non si nasce da soli, si muore da soli, ma sempre in compagnia, quindi io perlomeno così farò. E il nome delle opere, come così si chiamano, perlomeno, uno è Tetano, il dio Tetano della terra, quindi la terra che, oltre alla plastica, perché l'anima è fatta di plastica, e quindi di tutti i metalli, tra la loro argento e rame, naturalmente il valore dell'opera è appeso dal Lucerino, lo vendo così, e ha il peso, per chi lo conosce sa quello che intendo dire, perché ha più valore quello. E preferisco di Caravaggio non il quadro, ma la compagnia che poteva offrire lui con un bicchiere di vino. Quello penso io di Caravaggio, per questo in onore a lui Foggiano mi farei chiamare Scarafaggio. Paolo ha detto Scarafaggio, mi piace di più, però è troppo abbinato il vito. Sempre prima delle porcate di Eugenio, mi raccomando. Allora, senza nessun bip e censura, perché sta parlando di amore fatto con desiderio, per cui è semplicemente amore e desiderio. Ok, poi comunque, cioè fa parte di tutto l'ecosistema, poi non so perché parolaccio. E l'altro invece, sempre per la persona che vorrà sapere il titolo dell'opera, in realtà non lo vorrebbe neanche sapere, perché un'opera così in casa sua non ha una parete che potrebbe contenere un proprio così. È una considerazione che la poesia non può essere racchiusa in un foglio di carta, se è poesia. Ecco perché l'ho richiuso con il filo spinato, così almeno sono sicuro di non venderla. Perché secondo me l'arte non è una cosa che si può vendere, ma è come avere un dono, e cosa fartene se non lo puoi regalare a un altro? Tu hai un dono e non puoi regalarlo a un altro. Che cosa deve fargli? Essere felice se non puoi far felice gli altri? E poi possiamo procedere con le grandi nostre porcate. Dai, andiamo. L'opera si chiama Bambini, la smettiamo di fare la guerra?